superato Campolieto, allora Nick. Sì. Maestro. Sulla musica, voglio dire, ci sono tante idee diverse anche da parte della gente. Hai fatto il conservatorio, sei uno che fa musica, non hai studiato, sei uno che non fa musica. La musica non si insegna né si impara praticamente. Cioè, chi va al conservatorio impara questo nuovo linguaggio, ma non è detto che suoni o che faccia musica. Allora io quello che propongo in prima istanza, perché secondo me prima di fare qualunque laboratorio artigianale, musicale, artistico, culturale, eccetera, eccetera, bisognerebbe mettere le persone in condizione di respirare bene. Respirare bene non è un eufemismo. Respirare bene significa fare addirittura dei percorsi di meditazione, perché questo mi sembra il luogo ideale. Una volta fatti i percorsi di meditazione si può cominciare a costruire qualunque tipo di cosa. Per quanto riguarda la musica, io costruirei un laboratorio di significato musicale, perché quello che è strano, cioè l'Italia si fregia di essere il paese della cultura, ma in Italia la cultura ormai sono due secoli che è scomparsa completamente, ce l'hanno tutti gli altri paesi, meno l'Italia. Tant'è vero che non voglio fare politiche, ma il governo, se deve tagliare su qualcosa, taglia prima di tutto sulla cultura e poi taglia sulla salute. Sulla salute, sulla scuola. A me la scuola è chiaramente la cultura, la scuola è cultura. Quindi voglio dire, io vorrei profondamente far capire a delle persone, ma anche attraverso la testimonianza di chi ha costruito la storia della musica in questo paese. Purtroppo molti miei amici con cui ho convissuto e con cui abbiamo scambiato esperienze, e posso fare anche dei nomi, Rino Gaetano, Pino Daniele, eccetera, eccetera, sono morti, però ce ne sono molti altri in vita. Vasco non riusciamo a averlo sicuramente, perché ormai fa la persona di gran successo, e con le persone non si può nominare Vasco, perché sembra che tocchi Dio sceso in terra, voglio dire, perché è un fenomeno di costume ormai. Ma io parlo di persone che purtroppo, o per fortuna, in più sono anche sconosciute, ma che hanno creato il significato e la storia della canzone d'autore in Italia. Parlo di Edoardo De Angelis, parlo di Ernesto Bassignano, che mi starete a chiedere chi è. De Angelis è quello che ha scritto Lella, la prima canzone contro il femminicidio, insieme a Stelio C. Capalli, nel lontano 66, al Folk Studio, dove è nata proprio la canzone d'autore in Italia. Anche perché questo è un altro concetto fondamentale, voglio dire. Anni fa Isegna si faceva il festival della canzone d'autore intitolata Lucio Battisti. Lucio Battisti non era un cantautore. Quindi voglio dire, vuoi fare un festival di musica intitolato a Lucio Battisti, fallo pure. Per cui anche il concetto di canzone d'autore in Italia si è perso, ma secondo me non è mai esistito, perché non è stato mai recepito che cosa significa realmente canzone d'autore e che cosa significhi fare musica realmente o ascoltare musica, perché essendoci veramente una marea di gente, perché la mattina in questo paese ti svegli e dici: che faccio oggi? Faccio il cantante, oppure faccio il cuoco, oppure faccio questo, oppure faccio quell'altro. Ma per fare qualunque tipo di cosa, anche per fare il pane, bisogna averci il talento. E allora questa cosa del talento, vuol dire, nella musica esistono delle note. Un grande sensitivo di, scomparso una trentina di anni fa, si chiama Gustavo Rocco, tra l'altro è il figlio del creatore della Banca Commerciale a Torino, scoprì le sue doti da sensitivo. Questo era il consigliere di Kennedy, di Fellini, addirittura passava per Piazza Roma a Torino a fianco a qualche persona e diceva: scusa, vatti a far vedere la gamba in ospedale perché c'hai una grave malattia alla gamba. Cioè era così, era una persona pazzesca. Aveva scoperto le sue doti osservando un prato verde. Infatti, osservando questo prato, ha sentito la nota sol nella testa, quindi ha capito che ogni nota musicale corrisponde a un colore, ogni colore corrisponde a un'energia, ogni emanazione nostra, adesso addirittura che siamo qui, è elettromagnetismo, per cui sono energie nascoste che interagiscono tra di loro. Se non interagissero le nostre energie, noi non potremmo comunicare. Voglio dire, la musica significa anche questo. Ma qual è la persona che dice no, quello suona una nota di un colore che mi piace? Non esistono queste cose, voglio dire, e non dovrebbero essere cose per
specialisti, perché neanche gli specialisti conoscono questo aspetto. Io vorrei che la gente conoscesse un po' tutto questo e creare di nuovo una cultura della musica che non esiste più. Perché oggi sbatti in faccia una cosa a qualcuno, cade, lo sa bene, ti vedo una volta in televisione oppure ti sento una volta alla radio, ah, quello è un grande artista, perché si fa coincidere questo con la visibilità e con l'aspetto commerciale. La musica è un'altra cosa. La musica, leggevo stamattina un saggio di un noto medico americano, la musica viene dal nostro corpo e dalla natura. Praticamente noi all'interno abbiamo tanti rumori, ma non parlo di rumori come il gorgoglio dei visceri oppure altri rumori che facciamo e sono udibili da tutti, ma ci sono addirittura dei colori, dei suoni all'interno del nostro organismo che non riusciamo a avvertire neanche noi, probabilmente con strumenti avanzati di ascolto. Questi sono tutti aspetti che tra i cittadini onorari che provvidenti ha già e bisogna recuperare e farli tornare qui, e poi c'è qualcuno anche che si è comprato casa, insomma, no? E tra altri artisti che rappresentano veramente qualcosa di importante nella storia della musica e della canzone impegnata, e non esclusa neanche la canzone politica, perché negli anni 70 certo. C'era Paolo Pietrangeli, Corrado Sannucci, lo stesso Ernesto Bazzignano, c'era anche la canzone politica che ha dato un grosso scossone a quella che era la musica banale degli anni 60, insomma della canzonetta presa per lo più copiata dagli americani, e Mogolli insomma faceva le traduzioni in italiano. Voglio dire, io vorrei addirittura creare un percorso culturale per far conoscere la musica nel suo vero aspetto, utilizzando anche tutte queste persone che possano parlare, soprattutto ai giovani, ma anche alle persone meno giovani. Io sono un pedagogista alla base, per cui quelle che amo moltissimo non sono di quelli convinti che il bambino sia tabula rasa per cui bisogna intruccare gli elementi, sono più uno junghiano, cioè uno... Jung si è inventato, ma non si è inventato niente, perché ha preso dal buddismo l'inconscio collettivo, quindi voglio dire, sta a significare che dentro di noi c'è la memoria storica di tutta la cultura che ci precede, quindi un bambino che arriva dopo di noi alla tutta la nostra memoria storica, ma anche la sua, quindi sta più avanti, è lui che ci deve insegnare a noi. Infatti gli americani si sono inventati le scuole per i genitori, perché sono i genitori che vanno educati, non i figli. Vabbè, questo è un discorso, ma tutto questo lega tutto il ragionamento che ho fatto intorno alla musica e le aspettative che ho, insomma, perché non garantisco il risultato, però almeno già il fatto di pensarci e di provarci crea un impulso verso un futuro che secondo me potrebbe essere veramente bello. Le case sugli alberi, di cui ho sentito prima, io ho immaginato subito una grossa casa su un albero che è la casa della creazione, la casa della meditazione, la casa dove uno va ad ascoltare se stesso per tirare fuori qualcosa di proprio e comunicarlo agli altri, in questo modo fare grande musica. No, quindi voglio dire, gli input, gli stimoli sono tantissimi, perché l'importante è che uno non dica io, perché voglio dire io, gli orientali dicono il raglio dell'asino. Cioè noi dobbiamo dire noi, perché se non si lavora in sinergia, in equipe, non si può andare da nessuna parte. Grazie. Grazie. Ovviamente le residenze per gli artisti, perché poi una volta che facciamo le residenze per gli artisti, potremmo fare un mini test dall'usura canzoni d'autore, potremmo fare il progetto, gli di cose. Il progetto del Reebok ha per forza di cose ha individuato, senza una residenza degli artisti il progetto non è attuato. Quindi da lì si parte e penso che poi c'è un mondo, cioè voglio dire, poi io posso preparare un progetto. Ma come posso? Come preparerò? Io preparerò, sta per uscire un bando regionale su arte e cultura, e quindi dobbiamo essere pronti che dobbiamo partecipare. Esatto.